E rieccoci qua, stiamo per riprendere con la seconda serie di partite per questa Serie A di questa sera. Siamo qui, adesso abbiamo fatto un piccolo cambio di regia, io sono Mitri, con me c'è nuovamente Sanji a farmi compagnia e ovviamente ci Salve, salve. aspettiamo un'altra bella combinazione di partite, perché adesso vedremo nuovamente vedere affrontarsi gli Aesok Simba contro gli già visti di questa sera, che sono il Team Hydreig. Abbiamo visto comunque due belle partite, prima magari leggermente, anzi abbastanza in favore per il team Hydreig. Vedremo se questi Aesok Simba sapranno invece recuperare rapidamente la disfatta subita invece dai propri compagni di girone. Quindi noi stiamo per preparare il draft e quindi siamo pronti a calarci nuovamente nel Nexus, nella prima mappa che sarà scelta questa volta dagli Aesox Simba. Quindi agli Hydreig spetterà ovviamente il primo ban e il primo pick. Salutiamo comunque tutte le persone che ci stanno seguendo, in particolare Atropine è arrivato direttamente da Tangentopoli con la propria cavalcatura Orochi, ottenuta dopo le 30 partite della Nexus Challenge. E ti chiedo, Sanji, hai qualche ipotesi su cosa vedremo in queste due partite? Hai qualche tua predisposizione a votare gli Hydreig in base alle partite che hai visto? Oppure credi che gli Aesox potranno invece cominciare a farsi valere? Nel frattempo andiamo a dare anche una rapida occhiata alla classifica. Allora, io personalmente, anche perché li ho visti giocare prima, i Team Hydreig è veramente in forma. Quindi sarà una bella partita anche questa. Vi informo che la prima mappa sarà Tomba della Regina Ragno. Ok. Spero, come diceva anche Mankua, di poter vedere un Varian, perché ricordiamo che per questa giornata si potrà giocare. E per il resto ora lo vedremo con i pick. Sì. Ok. Questa mappa in particolare ovviamente si vede per lo più una scelta abbastanza standard per quanto riguarda i pick, quindi forse non vedremo Varian, anche perché appunto magari ottenere i campi mercenari da solo con la spec da DPS è più facile in altre mappe, invece che in questa in cui appunto è facile capire quando un elemento del team avversario sta andando a catturare i campi di mercenari, no? Nettamente, ti sto passando il draft. Come tank invece, cioè vedere Varian con la build da tank invece lo escludo perché non sta dando veramente troppe soddisfazioni rispetto a tutti gli altri disponibili sulla piazza, direi. Dovrebbero avere molti auto-attack o melee, credo, per poter pensare di prenderlo. Il taunt ovviamente abbiamo visto essere veramente un potente strumento di crowd control, in particolare va a interrompere gli incanalamenti, come ad esempio la cura di Lili, che a me rimane comunque impressa come scena, andare lì dalla Lili e dirgli: ehi, tu attaccami, e lei smette di lanciare tazze in giro, quindi è anche una cosa leggermente comica. Ma bando alle ciance, vediamo gli Aesox Simba pronti a partire nella mappa scelta da loro, Hydreig che dovranno rispondere con primo ban e primo pick. Ovviamente non mi stupirei di vedere, oltre ai classici ban usuali, quindi tra ITC, Malfurion e Muradin, magari anche la scelta o il ban di specialist come Xul, Sylvanas e magari anche Samuro, che comunque è tornato in testa alle classifiche di Hotlogs. Hai avuto modo di notare un incremento nel suo utilizzo durante la Serie A? Guarda, non è stato picchiato così tantissime volte, perché era molto spesso anche first ban, soprattutto i primi momenti in cui è uscito. 2 secondi di rispondermi, sì. Quindi comunque nelle uniche partite dove è stato giocato, l'hanno giocato veramente bene, quindi i campi se li fa da solo tranquillamente. Fa dei bei danni molto rush.
Quindi si può vincere anche soprattutto grazie a questo pick. Vediamo che nel frattempo comunque gli Hydrek optano, come dicevamo prima, per il ban di uno specialist Quarrexxul, mentre gli Aesox vanno a rispondere con il ban di Malfurion, entrambi ovviamente con un CC molto importante che è quello del root a terra. Hydrek che però conquistano subito Sylvanas, in grado ovviamente di reggere una lane, di dare un altissimo pushing potential durante un attacco delle tessitrici ed ovviamente magari con il livello 7 andare a liberare le lane molto molto rapidamente, in particolare con la Stable Poison. Credi che invece vedremo qualche altra scelta per i talenti del livello 7? Magari ad esempio recuperiamo un attimo Sylvanas e vediamo che un'altra opzione che viene utilizzata spesso è il Barbed Shot, che ovviamente va a infliggere danni maggiorati a bersagli non eroici. Boh, personalmente penso di più sulla Stable Poison. Ma nel frattempo Aesox e Imba ottengono Thrall come first pick e Li Ming. Scelta un po' azzardata, lasciano libero agli Hydrake entrambi i due tank migliori del momento, dei quali avete già discusso prima, ovvero Muradin e DTC. Certo. Sarebbe stato magari ottenere uno con i quali sono un po' più confident, magari, no? Eh sì, è normale. Ah, comunque, un'informazione di servizio. Se per caso vedrete un pick di Murky, è perché Murky è Varian. Perché Ah, ok. Tappo il piccolo non si può pesce. piccare ancora. Ah, ok. Eh sì, vedo che forse c'è questo slot vuoto e probabilmente Esatto, indica. è quello di Varian. Eccolo lì. Hydrek, che d'altronde non si fanno sfuggire l'occasione, vanno a sfruttare ETC insieme ad Alarak. Questi due insieme hanno un crowd control veramente molto potente. In particolare, lo stun di ETC può andare veramente a spezzare la formazione avversaria. E Alarak, grazie alla propria telecinesi, può creare delle situazioni piuttosto favorevoli per la propria formazione. Quindi vediamo se gli Simba sapranno optare per il ban, che potrebbe essere l'ultima chiave per gli Hydrek per conquistare il vantaggio. Scelgono Jaina. Sei d'accordo con la scelta oppure avresti preferito magari vedere qualcos'altro? Magari un ban di un altro healer? Nettamente, io avrei preferito un ban più piccato, diciamo. Ad esempio, Jaina, sì, in questa mappa è molto forte, però già hanno Sylvanas, quindi non credo che sarebbero andati a piccarla. Invece, un ban ad esempio, come. Non dico Rengar perché purtroppo è un po' anche uscito dalla meta. Auriel non la vedo molto bene nella loro composition perché ricordiamo soprattutto che Auriel non ha il cleanse Esatto. e contro Thrall fa molto comodo avere un cleanse. Vediamo invece il ban da parte degli Hydrek di Joanna, che sicuramente può fare molto grazie al proprio condanna, questo raggruppare i minion in un unico punto, ma penso sarebbe stato leggermente più saggio bannare piuttosto il Muradin, che viene appunto preso di risposta da Piccato. parte degli Aesox insieme al healer Brightwing. Anche questa situazione curiosa, perché comunque hanno già il Sundering di Thrall, che magari vedremo utilizzato invece col terremoto per interrompere un eventuale pogo di ETC, mentre ovviamente Brightwing può servire come disengage grazie al proprio Emerald Wind. Vedremo, vedremo. Nel frattempo Hydrek optano per Auriel, d'altro canto i What? CC CC dei Simba possono bloccare un elemento, sì, però se bloccano ETC o Alarak non possono ingaggiarlo così a cuor leggero, diciamo, mentre ovviamente beccare Sylvanas non la blocca in maniera definitiva, dato che può utilizzare comunque la propria Haunted Wave per scappare la propria E. Mentre vediamo l'ultimo tassello mancante per gli Hydrek, potrebbe essere magari un altro DPS ranged, quindi una Valla, un Reynor, un Tyrus oppure Io un secondo direi, tank. secondo me, un Valla.
Non lo escluderei. Soprattutto in questa mappa può prendere molte gemme in poco tempo. Oppure, perché non uno specialist? Ah, hanno già Silvana, se non credo ne prenderanno due. No, per i Simba, dico. Per i Simba non lo escluderei a sua volta, in realtà, sì. Potrebbe essere una buona soluzione, magari per compensare un'ulteriore mancanza di scusa, per rafforzare ulteriormente la propria frontline. Mentre comunque vediamo gli Idrick prendono Keltas, scelta magica, scelta che vedremo se saprà fare scintille, ma di sicuro non ci lascerà senza qualche piccola pirobomba qui e lì. Simba che possono sfruttare in questo momento per cambiare tutto. Un secondo supporto, un secondo tank, oppure uno specialist, come dicevi tu. Secondo tank. Personalmente preferirei, esatto, un doppio tank o un doppio specialist, magari appunto tirante per cercare di sfruttare un engage sicuro e mirato a uccidere piuttosto che ad affrontare i fight più prolungati, più da gank, insomma. Comunque noi ci spostiamo rapidamentissimamente dentro alla lobby. Nel frattempo, ovviamente, vi ricordiamo di darci la vostra opinione su queste due formazioni, su questi due asserragliamenti di eroi e su quale delle due composizioni vi sembra più in vantaggio per quanto riguarda il draft più che per quanto riguarda i giocatori. Tu, Sanji, che dici? Quale delle due formazioni ti ispira di più? Personalmente mi piace di più quella dei Simba perché hanno principalmente due buon CC, cioè il lupacciotto di Thrall e il martello di Muradin. Potrebbero fare un po' di differenza. Però bisogna vedere sempre come li giocano. Sì, in particolare realizzo anche che pure la Zarya con la propria sia che con l'Expulsion Zone sia che con il Graviton Surge può bloccare un eventuale incanalamento da parte di ETC. Giusto. E vedremo se a questo punto mi sa che vedremo l'ETC con lo stage dive nonostante la mappa sia abbastanza piccolina. Ma noi non siamo convinti di questo, aspettiamo di vederlo perché più di una volta siamo rimasti stupiti da delle scelte che sembravano scontate e che invece non lo sono state. Quindi pronti, partenza via. Vedremo ovviamente la solita accozzaglia di colori e di mount e vedremo soprattutto se uno dei due team si farà più svelto dell'altro a cambiare rapidamente questi colori e andare ad ottenere un'uniformità cromatica che ci fa solo che piacere da vedere. Quindi Zarya, vedremo magari una scelta un po' più aggressiva, essendo comunque secondo tank in partita, nella formazione degli Aesox Simba. Personalmente comunque trovo che la formazione degli Hydreig sia leggermente avvantaggiata per via dei molti controlli che hanno, della possibilità di fare un poke continuo con Keltas, per la possibilità ovviamente di tenere le lane in singolo grazie a Sylvanas. E poi Alarak e Alarak, bisogna tenerne Vabbè. presente, bisogna stare attenti a non trovarsi fuori posizione perché il follow up è molto violento. Turbine di Keltas, stun di ETC, Aurier che può spingere l'elemento addosso a un muro e secondo me sono veramente veramente tanti controlli. Eh sì, loro hanno delle belle combo, davvero. Questo Alarak russo soprattutto, perché ricordiamo che il russo. Nel frattempo vediamo Iniziamo. subito le formazioni affrontarsi nel Nexus. Vedremo in colore rosso dalla parte destra della mappa Kuf con Kel'Thas, Armia con ETC, Gipate con Auriel, Kick con Alarak, Zensura con Sylvanas. Presentaci invece il team di sinistra in blu. In blu abbiamo Rei con Li Ming, Outlaw con Zyra, Raki con Muradin, Jovix con Thrall e Jayce con Alachiara o Breathwing. Vediamo subito partire tutte e due le formazioni in modalità 5v5, full mazzata in centro. Attenzione, vediamo arrivare Outlaw, ci fa vedere, vediamo arrivare anche
Armia che fa il suo lavoro di dare vision ai propri alleati. Vediamo che i team si vanno a studiare. Vediamo in particolare anche Kel'Thas optare ovviamente per la build sulle stack del Flame Strike. Andiamo ad abbassare leggermente il volume per non andare a sovrastare le voci. Vediamo che comunque le rotazioni cominciano per la mid e la top da parte di entrambe le formazioni, mentre in botlane vediamo subito un tentativo da parte di Red di andare a impedire a Kick di conservare e di mantenere il Attenzione vantaggio. Attenzione Zarya che rischia veramente tanto e va a cadere. Buono, buona osservazione. Vediamo anche le altre scelte dei talenti oltre ovviamente a Kel'Thas. Vediamo la scelta ovviamente del sadismo meno in favore di una push più ampia da parte di Alarak. Strana la scelta da parte di Aurel invece del Searing Light, quindi il danno sulla cura, perché comunque di melee ne ha due dalla sua, però loro hanno doppio tank, quindi non avrei preso questo talento. Vedremo se saprà rendere adeguatamente. Vediamo poi la scelta di Paralysis e Proc'Loc. Invece dalla formazione degli Aesox Simba vediamo la scelta di Power Hungry, Demolition Expert per Zarya, anche qua scelta che non condivido del Neanch'io. tutto. Io preferirei quella Esatto, dell'energia. io pure al limite i danni incrementati sui melee, se si vuole buildare un po' più danno, però comunque vedremo se saprà sfruttarla adeguatamente. Vediamo poi la scelta del Third Wind per Muradin, build sui fulmini per Thrall e anche Breathwing con Attenzione la propria top. teleporta. Attenzione, vediamo Rakdos molto avanti che sta rischiando veramente tantissimo dal follow up di danni e di crowd control. Riesce a sfuggire incredibilmente, però deve stare ben attento a non trovarsi in queste situazioni. È Muradin, è un tank grosso, ma come hai visto i controlli sono veramente veramente tanti. Spawnano i primi campi, spawnano anche i talenti del livello 4 che vanno ad avvantaggiare per ora prima la formazione degli Hydreic, che va ad ottenerli con un piccolo scarto di esperienza per loro. Vediamo anche Zensura alla rotazione tra mid e top, che cerca di aiutare a pulire rapidamente le wave. Vediamo subito arrivare Armia, Q'Fa e Gippa direttamente su Zarya ancora una volta, che va subito Bello veramente tanti sono. danni. Outlaw deve stare ben attento. Body block, body block, arriva anche la kill. Altra kill sempre su questo elemento troppo esteso, che adesso vediamo optare comunque per un talento già più sensato, che è Give Me 20, che ti permette di diminuire il cooldown dello scudo degli alleati una volta raggiunti i globi. Come credi che stia volgendo al momento la situazione? Vediamo chi ha cerchiato in bot lane anche. Arriva anche il rinforzo di Brightwing bloccato e eliminato. Il primo trade della kill ottenuta in E perdono top. anche tante gemme. Sì, vediamo al momento anche 49 gemme per gli Aesox e 14 più 26 consegnate per la formazione degli Hydreic. Vedremo se consegneranno più rapidamente. Al momento in top la situazione è sicuramente piuttosto difficile, perché devono stare ben attenti, possono essere poccate all'infinito da Q'Fa con Kel'Thas. Nel frattempo Swatch di ciao. Swap di lane in bot lane, dove è arrivato Zensura a sopperire alla mancanza di kick. Attenzione, arriva anche la consegna di Brightwing, viene interrotta, viene invece massacrato di botte. Raki che è costretto alla ritirata, arriva anche Brightwing con la propria vision che va a dare la possibilità di vedere eventuali switch da parte della botlane. Geovisix va all'inseguimento di Zensura mentre la top lane viene lasciata a se stessa. Livello 7 raggiunto per la formazione degli Hydreic, che al momento ha un leggero vantaggio, anche se le gemme sono al momento pari. Vedremo. Hanno soltanto una kill in più. Arriva il livello 7 anche per gli Aesox. Sì. Vediamo la scelta di follow through su Thrall. Vediamo la scelta del cleanse. Ovviamente doppia build sulla Q per l'Alarak. Danni incrementati sui bersagli multipli colpiti dal Flamestrike. Energized Cord, cosa che provo già di più. Mentre ovviamente sì, anche Heavy Burden può fare il suo. Abbiamo purtroppo perduto la kill su Thrall grazie alla rotation di Zarya
Rakhi e Direi su la bot lane. Però kill è importante, possono veramente cominciare a permettersi di andare a consegnare e guadagnare per bene su questa mancanza della formazione degli idol. Quale lane credi che gli convenga pushare con questa formazione? Secondo me la migliore sarebbe mid. Perché tralasciando il fatto che hanno anche il campo hard, volendo, Vanas può spegnere le torri. Infatti vanno tutti quanti mid. Sylvanas spegne le torri, poi potrebbero pushare. Invece per il Simba è differente. Un'ottima kill grazie all'orb arriva anche su Sì. Kel'Thas. Stavo sistemando un altro paio di settaggi mentre vediamo Outlaw comunque Tranquillo, tranquillo. carico di energia, carico di aspettative, carico di rabbia nei confronti della formazione degli Hydra che al momento è in completa difesa in questa middle lane. Outlaw ancora sempre più carico, sempre più agguerrito. Vediamo nel frattempo che in bot lane vediamo Geovisix e Kick andare a contestare l'avanzata e ad aiutare dall'altra parte l'avanzata di questa T7. Ci arriva anche Ray, vediamo se riusciranno ad ottenere una buona kill, ma purtroppo viene mancato il crowd control, i lupi appunto di Thrall, mentre in top lane la T7 c'è già stata eliminata da parte di Zensura. Miss Arriva il 10. importante. Sì, vediamo il 10 è arrivato per la formazione degli Isox Simba, che però sono costretti a perdere già Visix, che subisce un flank piuttosto poderoso nella botlane. Vedremo se riuscirà a fare Vorrei. qualche danno. No, purtroppo abbiamo visto comunque, grazie a questa azione, la scelta del terremoto da parte di Thrall. Poi vediamo Blink Kill da parte di Brightwing, Avatar, Explosion Zone e raggio laser per Li Ming. Top lane vediamo che Zensura può fare poco per contrastare l'avanzata, ma la rotazione dei suoi compari può fare decisamente di più, in particolare con la consegna delle ultime monete di Gipate. Attenzione, vediamo l'Explosion Zone ha cercato di flancare in maniera sensibile questo Armia, che però è riuscito a sfuggire abbastanza facilmente. Vediamo invece Kick procedere alla rotazione mid, ma subirà magari l'incontro da parte di Ray e di Geovisix. Possono ottenere la kill, è un po' difficile, purtroppo lo spostamento della telecinesi gli ha salvato veramente la vita questa volta. Eh sì, ringraziamo anche il primo talento. Eh sì, Talento del aiuta. 1. Vediamo invece la formazione degli Hydreic pushare mid senza art né parte e andare molto aggressiva su questo Rakhi che rimane escluso da parte dei suoi compari. Il body block è sensibile, vediamo se riuscirà a fare il salto della vita, invece no. Il teleport di Brightwing d'altro canto è meglio che non sia andato a buon fine, se no avrebbe determinato al 100% la fine anche del Brightwing. Vediamo cadere anche Outlaw, stanno veramente subendo una disorganizzazione in questa difesa, invece che abbiamo visto un po' migliore da parte degli Hydreic, che hanno perso solo tre quarti di top, metà di bot e poco niente di mid, mentre vediamo invece gli Aesox Simba andare a soccombere la perdita, a subire anzi la perdita di questa prima fortezza in mid lane. Rotazione top, Sylvanas ovviamente fa la sua parte andando a spegnere questi forti, mentre vediamo se arriverà rapidamente la controffensiva da parte della formazione di Aesox Simba, che però si ritrova con ben due abilità eroiche in cooldown. Arriva subito lo stage dive, accerchiamento, ottimo, 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 flame strike seguito dal V di ETC. Abbiamo visto l'8% del talento andare a fare veramente il suo sporco lavoro. Ancora una volta, vediamo invece la scelta di Stage Dive, appunto, Boss. Silence su Sylvanas, Cristallo, Phoenix e infine il Counter Strike. Scelta del boss, ovviamente azzeccata, un talento di vantaggio e ovviamente delle kill in più. E 2 kill. Senza problemi la cottura di questo boss in top lane, bot lane leggermente pushata, ma niente di che. Ora Adesso possono, consegneranno. esatto, Devono consegnare. consegnare. Boss Queen è dura. Sì. Boss più tessitrici sono pronti ad andare nuovamente all'attacco in questa top lane.
la formazione degli Hydreig, che non si fa certo sfuggire la possibilità di andare a infliggere quanti più danni grazie alla Sylvanas che blocca queste torri, queste fortezze difensive degli Hexorcs. Qua purtroppo credo che vedremo un ottimo accerchiamento su Raki che viene interrotto durante il salto. Vediamo arrivare l'Expulsion Zone che argina leggermente i danni e il crowd control subiti da questi Hexorcs, che però possono fare ben poco per difendere. Il talento in svantaggio è molto, suona molto importante. Arriva anche il terremoto, però può fare ben poco a rallentare l'avanzata di questi Hydreig, che vanno a veramente ignorare il rallentamento e a tirare giù la fortezza, e ora puntano diretti verso il core. Esatto. Ancora una volta Outlaw purtroppo viene colto Ai. e sbalzato fuori dalla formazione. Jovisix può ben poco lì dietro nella retrovia dei suoi nemici. Forse si ritirano. Purtroppo, sì, la tessitrice sta facendo il keep di mid. Sì, hanno dovuto arretrare a causa di questo piccolo cambiamento di rotta delle tessitrici. Cosa credi che potrebbero fare con 3 livelli e un talento di svantaggio per recuperare questi Aesox? Intanto devono depushare il più possibile. Cominciare a prendere i campi di mercenari, così non devono andare in tutte le lane per pulire e depushare. Soprattutto io andrei nel campo di bot ad aspettare a fare una piccola trappola, semmai dovesse servire. Perché Alarak è appena ritornato, quindi non dovrebbero essere in 5, invece Vediamo. quello che stavamo cercando di fare invece gli avversari. Attenzione, vediamo Jovisix ripartire con il terremoto, cercare di ottenere un buon rallentamento, ma la formazione degli Aesox è tutta splittata, così come quella degli. Attenzione, arriva subito degli cinesi con il Silence andato a vuoto, però si salvano per un pelo questi due elementi della formazione degli Aesox. Vediamo invece gli Hydreig avanzare senza tanti problemi grazie all'aiuto di questi mercenari, che possono veramente andare a subire quanti più colpi e lasciare appunto la formazione degli Hydreig andare ad ottenere le kill di cui hanno bisogno, come questa avvenuta su Thrall, come questo forte che va a cadere. Armia può andare a colpire ancora una volta due elementi con la propria slide, però i danni continuano ad esserci. Purtroppo può far poco questo Outlaw, Brightwing, sì. non so dove sta andando. Sta È con lo cercando la scudo, fuga disperata. ma non nel sen dal senso opposto, dai. Arriva ancora una volta. Sono costretti ad arretrare e quindi vanno alla consegna ancora una volta. 24 gemme per loro. Vediamo girarsi e andare ad ottenere un altro Silence. Invece hanno avuto una buona prontezza di riflessi. G-Pad Attenzione, che si G-Pad. salva per un pelo, ma alla fine Niente. cade. Arriva anche lo stage dive di Armia in seguimento da parte di Geovisix, però possono fare Non poco. possono seguirli. C'è top con tre catapulte, quindi devono difendere a tutti i costi. Kill su Liming, kill su Jovisix, che ha cercato di guadagnare quanto poteva fare, ma in maniera abbastanza Hanno incosciente. sbagliato molto. Qua questo inseguimento non è servito per nulla. Purtroppo hanno veramente perso tempo e possibilità di andare a non peggiorare la situazione, anzi, con queste due Per kill. recuperare un po' di esperienza. Vediamo arrivare anche la formazione degli Hydreig tutta al completo verso questo campo bot. Probabilmente potrebbero anche cercare di ottenere una buona gank su una rotation, ma non credo. Vedremo una mossa così avventata da parte degli Aesox. Simba. C'è il boss libero, invece lì potrebbe succedere qualche brutta cosa. E io 37 gemme. infatti penso che prima farmeranno un pochettino di gemme, dopo potrebbero anche cercare una kill o due per poi fare di nuovo boss
tessitrici. Vediamo arrivare anche la rotation verso la mid da parte di entrambe le formazioni. Liming in bot cerca la difesa insieme a Brightwing di questo campo di mercenari, mentre il boss comincia a diventare sempre più appetitoso per questi Hydreric che possono andare a conquistarlo, forti di una rotation un po' più lenta magari da parte degli Aesox. Il TC è pronto, fa la guardia, si interrompono, attendono il bait, attendono il momento. Eh no, qua arriva la vision e quindi hanno Ottima fiutato, visione. giusto? Attenzione Rahi che può subire veramente tanto ancora una volta, deve stare ben attento a non andare a raggrupparsi con i propri alleati. Vediamo, ottimo questo invece Expulsion Zone. Rahi arriva all'inseguimento, vediamo arrivare anche lo stun su G-Pad, non inteso. Vedremo Kuf forse andare a cadere, invece no, vediamo sciolti in maniera incredibile Bella Thrall cura. e Muradin. Eh sì, qua i danni della Kel'Thas hanno fatto il loro lavoro. E Gippat è riuscito a tenerlo vivo nonostante fosse nel mezzo della formazione avversaria. L'inseguimento è ferrato verso gli ultimi HP di Kuf, ma vanno a cadere e cadrà anche Outlaw. Questi Aesox cosa ci combinano stasera? Vediamo. Attenzione a G-Pad. No, Rei non può fare molto, è stato interrotto durante il teleport e non ha nemmeno il teleport potenziato per potersene andare. Scelta anche qua un po' discutibile magari contro una formazione del genere. Andiamo ad arrivare nel Sì, frattempo anche le io catapulte sul core degli Aesox. anche perché questo talento non è che si prende ai primi livelli. Quindi avevo già la possibilità di vedere come era messa la partita, per evitare di subire più danni, quindi avere meno vita e morire prima, forse era meglio prendere la lunga. Vediamo invece le ultime tre catapulte vanno a aggiungere i danni che non servivano, ma che fanno comunque comodo per questa prima vittoria degli Hydreic. GG. Diamo anche un po' di statistiche adesso nel post partita. Ed eccoci qua. Schermata post partita per questa primo game tra Aesox, Simba e Team Hydreic, parecchio lanciati sulla cresta dell'onda di questa serata. Vediamo 7 kill per gli Aesox, 21 per gli Hydreic, 66k top damage per la Li Ming degli Aesox, mentre vediamo 57k per Sylvanas degli invece Team Hydreic. Vediamo la scelta dei talenti, è tutta abbastanza regolare per Alarak, Kel'Thas stessa cosa, Auria, la parte appunto del talento magari all'1 del Searing Light che non mi convince del tutto e del 4 che invece è un po' più situazionale. Vediamo anche il blind che sì, ha senso, volevo Breath of Heaven pure per il Kel'Thas e il Flight, anche qua scelta un po' curiosa, ma comunque non c'è stato nemmeno modo di usarlo, abbiamo potuto vedere. Sylvanas abbastanza regolare. Stage dive e tutta la build usuale che si vede ultimamente per ETC. Brightwing invece con scelte ok, appoggio, a parte magari questo che no, in realtà ha servito per limitare i danni un po' del Kel'Thas. Vediamo poi Thrall abbastanza regolare, Muradin idem. Pierce magari, ecco, questo appunto è il talento della Discordia che ci ha fatto un po' guardare storto questa Zarya che non ci ha convinto, questo danno sulle granate è incrementato, così come appunto a livello 7 il danno è incrementato ulteriormente. Avremmo piuttosto preferito vedere una giocata un po' più safe, un po' più tanky invece che più danni. Vediamo invece anche per Liminga, scelta che non appoggio del tutto, quella sui globi e ovviamente in particolare di questo talento del 13 che contro un team hard engage come quello in possesso dagli Hydreic si è visto essere piuttosto pericoloso e che è Esatto. andato a pagare. Arriva il draft, ora 2 secondi.
La mappa è Cursed Hollow. Scelta quindi dagli Aidrek. Ok. Noi siamo pronti a sintonizzarci su questa nuova partita tra Aesox, Simba e Team Hydreig. Vediamo arrivare rapidissimo ed efficientissimo il nuovo draft grazie al mio arbitro e co-caster Sanji. Ed Grazie, grazie. eccoci qua, pronti a vedere nuovamente queste due formazioni pronte ad affrontarsi. Che dici? Qualche tattica, qualche giocata, qualche eroe che vorresti vedere oltre al citato Varian? No, io voglio Varian, punto e basta. Quindi, se Armia non prende Varian, lo castigo. Vedremo, vedremo. Nel particolare riferiamo il nostro appoggio alla scelta della scelta di Varian, appunto, anche perché magari una mappa del genere si può prestare leggermente di più, in particolare sia per mantenere i templi da soli che per andare ovviamente a diffondere damaggi e allegria nella formazione avversaria. Aesox Simba che si trovano in questo momento quindi con in mano il potere del primo ban e del primo pick e vedremo magari un ban di un eroe con portata globale. Io direi che i più forti qua sono ovviamente Bastal Falstaff, per la sua Brightwing, Z, ETC, Brightwing, ETC al Beata, 10. soliti. Sì. Ma potremmo anche metterci un Lost Viking, perché in questa mappa è anche davvero molto forte. È un altro molto forte che non si prende sempre è Abathur. Tutta la serie A, Abathur è stato piccato 4 volte. Vediamo arrivare invece la subito scelta del Falstad e del Brightwing, quindi andiamo già a limitare le portate globali. Scelta invece del ETC per gli Aesox, Simba, Hydreig risponderanno probabilmente con un Muradin non al primo pick magari, ma piuttosto al secondo giro. Comunque li abbiamo visti abbastanza confident. Con tank anche che non fossero gli usuali ETC e Muradin. Scelta invece di Valla come primo pick. Beh, ovviamente un DPS molto molto quotato che mi chiedo se vedremo più auto attack oppure un po' ibrido con la multishot e se non infine magari con la puncturing arrow, quindi la Q. Quale delle giochi Valla, quale delle tre build ti piace di più? No, io sulla W. Ho i primi talenti sull'odio e poi W. Ok. Personalmente mi piace molto l'auto-attack, però lì perché mi diverto a stutter steppare a far casino. Diamo scelta dal Muradin invece da parte degli Hydreig. E come risponderanno questi Aesox Simba? Vediamo magari il Malfurion è ancora aperto, è ancora disponibile, è ancora sceglibile per loro. Eccolo lì. E vedremo anche magari arrivare un altro specialist per tenere la bot lane, oppure potremmo vedere un usuale assassino con abilità di regen Tychus invece. Tychus. Interessante. Scoraggia sicuramente la scelta del doppio tank da parte degli Hydreig, ma deve essere giocato anche agilmente e abilmente, anche per evitare il rallentamento che applica Muradin con il proprio Thunderclap, con la propria V e ovviamente gli eventuali stun che può andarti a infliggere. Secondo turno di ban invece da parte degli Hydreig che potrebbero andare ad eliminare magari appunto un forte solo laner. Temporeggiano, ci pensano. E Crusher Dollo, ricordiamo, si presta bene comunque anche alla presenza dei vichinghi e magari potremmo vedere una scelta di nuovo di Liming, questa volta da parte degli Hydreig piuttosto che dai Simba. O Zera, tu. Sì, Deok. però forse anche un doppio tank, direi. Yaka, ottimo ban, l'abbiamo detto anche all'inizio.
Simba che a sto punto, che a questo punto possono andare a Un eliminare. healer, direi Esatto, anche. io personalmente rimuoverei Auriel perché abbiamo visto che comunque prima è riuscita a reggere tranquillamente tutto il resto del suo team, Sì, ha fatto ma anche degli ottimi stun. sì. Ha giocato molto bene. Andiamo a arrivare ora. Eccolo lì, Auriel. Predicted, prescelted, e vedremo su che healer credi che andranno ad affidarsi gli Hydreic. In particolare potremmo magari vedere anche la scelta di Tyrande. Rhaegar invece. Rhaegar. E Niente, ti Abathur. hanno risposto subito. Oh, Abathur. Eccolo lì. Me lo sono chiamato. Tutte stasera li abbiamo predicted tutti. E le abbiamo imbroccate tutte. Speriamo di imbroccare anche le scelte che rimangono da parte dei Simba, che a questo punto hanno sicuramente bisogno di un altro frontliner. E non mi stupirei ovviamente di vedere magari. Eviterei Zarya. Abbiamo visto che giocata così, un po' troppo greedy, un po' troppo damage sulle granate, non è stata in grado di reggere a sufficienza. Esatto, quindi potrebbe starci un Leoric, ad esempio, anche, non so. Magari un Anubarak non mi dispiacerebbe vedere. Artanis sarebbe una scelta un po' curiosa invece. Ma magari ecco, un inossidabile Thrall farà tutto senza stupirci abbastanza. Ultimo pick per loro. A questo punto uno specialist manca, un altro era con portata un po' più globale. Cosa rimane ora? Illidan con la caccia. Rimane Di Ming. Morales Vabbè, con la navetta. Di Ming non è molto globale, ma potrebbe sicuramente essere una sì. scelta. Prima I l'abbiamo vista, sì. pochi prendono la navetta. La navetta è solo per i coraggiosi, in realtà. Come direbbe il Merlo, che è master navetta in Morales. Granché Merlo. Boh, Gold Ah, ecco, dovrebbe essere. se ti sei risposto da solo, quindi. Ma Merlo è il Merlo e noi non possiamo contestarlo. Time Pool che va Vabbè, possiamo. esaurendosi per questi Aesox Simba. Vanno a Dai, dai. scegliere Zarya di nuovo oppure sarà stato un pick un po' forzato, magari un po' discusso all'interno delle fila durante la scelta. Ma lo scopriremo. Vedremo se sapranno fare meglio di prima, ma sempre comunque con grinta, mentre gli Hydreic vanno ad optare per Butcher, il Uno dei miei eroi, macellaio. i miei eroi preferiti. Ci stupisce, ma mi sa che vedremo delle botte da Orbi. Però possono magari contrastarlo utilizzando al meglio sia gli scudi di Zarya, sia i crowd control di ETC e Thrall e ovviamente Malfurion. Però in particolare è su Zarya che credo che dovremmo fare affidamento per vedere questo Butcher fermato in maniera il più efficace possibile. Voi intanto della chat ovviamente diteci cosa ne pensate, ovviamente con moderazione, che state ben attenti, che se no io vi banno tutti. Anche Sanji se fa cattivo. Vabbè. Io posso. Io vorrei fare anche un giochino con Faccio i giochini, quelli che ci dici. stanno guardando. Dici. Vi dico che il più piccato in tutto il torneo per ora è stato Malfurion. Secondo voi, quante volte l'hanno piccato? Malfurion? Sì, vogliamo i numeri. Vogliamo i numeri. Posso partecipare? Sì, se vuoi sì, certo. Grande, allora io dico Nessuno te lo vieta. In boh, 26 volte. Così. tutto il torneo. In tutto il Di torneo, Serie sì, potrebbe starci. A. Ok, va bene. Tu dici 26. Forse sono un po' tante, però vabbè. Mi fido del mio numero casuale, 26. Va bene. Diteci, sparateci i numeri, sparate la composition che secondo voi avrà più successo in questa nuova partita della Serie A che vede affrontarsi gli Aesox Simba contro il Team Hydreic in vantaggio in win streak questa sera con ben 3 partite vinte e con un vantaggio ovviamente di 1-0 su questi Simba.
per questa sera, ovviamente. Vediamo anche un rapido aggiornamento nuovamente alla classifica, che refreshiamo in caso il risultato sia già stato aggiornato. Simba che si distanzia di sole 2 posizioni rispetto agli Heidrick, e invece con un pareggio pari per quanto riguarda l'altra formazione degli Stormo Team. Vedremo, vedremo. Diteci i vostri numeri, diteci cosa pensate che andremo a vedere in questa partita su Cursed Hollow, scelta dagli Heidrake contro questi Simba. Noi intanto apponiamo il pronto, siamo pronti a partire e a vedere ancora una volta delle buone giocate da parte di entrambi i team. Vedremo se sapranno mantenere un po' più di organizzazione, un po' più di coesione, in particolare sia durante la difesa oltre che durante l'attacco. Ma confidiamo che tutte le partite vadano a migliorare il livello e ad incrementare le abilità che possono raggiungere un team e l'altro. Quale delle due formazioni ti piace di più? Domanda di rito. Hai Drake tutta la vita perché Butcher più Più viene mai il Lavatur. nome, più Abathur, una cosa che io amo più al mondo, quindi Tutti amano avere in testa il cappellino dell'Abathur. sono un po' di parte, diciamo. Nel frattempo, i numeri che sono Comunque. arrivati sono Crow 0 con 17, Bernity con 20, Armia con 55.098, Crow 0 con 14, Sigurd 74, Machaibu 21. Mi sa che sono quello che ha detto i numeri più normali, più o meno. Dai, stupiscici. Vuoi la verità? Possiamo Veritami tutto. dire che vince Sigurd perché Malfurion è stato piccato 62 volte. Miseria, forse non ho considerato che la serie A è più lunga di quello che ricordassi. Esatto. Va bene, comunque vediamo subito arrivare nel Nexus con un movimento a verme, Gipate con Abathur, Kick con Butcher, Kuf con Vala, Zensura con Rhaegar e Armia con Muradin per la formazione del team Heidrick. Vediamo invece in blu. In blu abbiamo Yasuo Ximba con Hotlow, con Tychus, Rei con Zarya, Jeovix con Thrall, Jayce con Malfurion e Raki con ETC. Andiamo subito ad arrivare le due formazioni, in formazione 5 contro 5, carri d'assedio contro damaggi potentissimi in questa formazione degli Aesox Simba contro i Team Hydro, che vediamo subito arrivare Abathur che dissemina le proprie mine all'interno della zona. Vediamo arrivare buon focus di danni direttamente su Raki, che va a perdere più di metà vita. Vediamo cadere però subito Butcher, che ha tenuto ben presente di essere un uomo in meno in campo, nonostante il cappellino cominci a fare effetto dal livello 4. Subito lo split push da parte di Gipate, mentre la parte top della mappa viene ricoperta da Rei e Kuf, che vanno rapidamente a raggiungere l'esperienza rilasciata da questi minion di entrambe le squadre. Vediamo invece Mid arrivare subito la serie di controlli su Zensura, che viene sbalzato via da ETC. Armia costretta ad un'altra ritirata da Nesca da una parte all'altra del cancello. Vediamo Kick lasciare la partita e andare a recuperare le forze dopo l'affronto subito, dopo la kill subita all'inizio. Vediamo invece rapidamente i talenti. Vediamo una scelta più oculata da parte di Zarya, che va ad optare per la quest della carica di energia. Vediamo la portata incrementata per Tychus, block su Thrall, Moonburn, quindi danno incrementato a bersagli non eroici per Malfurion, e block party per ETC. Muradin a sua volta invece danni incrementati sulla Q e costo in mana ridotto. Abattoir, quindi stack perse diminuite per Butcher. Vediamo la portata incrementata per il totem. Stack con la velocità di movimento incrementata per Valla e danno incrementato, scusa, range incrementato e cooldown ridotto per
Abatur. Nel frattempo, gli aneddoti, connessioni russe e cose si diffondono nella chat. Top lane, vediamo arrivare Zensura per l'accerchiamento e il supporto a Kuf. Bot lane, Kick, il disconnesso e Gipate. Vedremo se finirà male. Non finirà male. Cappellino presente. Vediamo rotation di tre uomini, magari evidenziata da questa mina. Vediamo arrivare subito. Attenzione, potremmo vedere un sacco di danni, ma l'ultimo baluardo, l'ultima vision data da questa mina qua dentro è stata determinante per Kick, che comunque aveva già iniziato la ritirata forte di una buona osservazione sul movimento della mappa. Armia e Kick invece si lanciano adesso su Outlaw. Buona la sequenza di stun, buono Raki che va a bloccare tutti, va a, blo a bloccare fisicamente tutti anche. Ottimo questo ingaggio da parte della formazione della di in difesa degli Aesox Simba, che ha portato a casa la pelle salva almeno in mid, mentre in bot vediamo arrivare Geovisix, scusa, Armia e Zensura in supporto a Kick, però ancora non c'è la kill. 4-3 nel frattempo per gli Aesox. Che dici? Come ti sembra? Abbastanza statica, oppure vediamo comunque dei continui movimenti di mappa sia per gli Aesox che per gli Allora, Hydreig? secondo me molte cose verranno fuori ora con questo tributo. Si scopriranno come gireranno, come sapranno usare le proprie combo, soprattutto come Gipa vorrà utilizzare questo Abatur. Lo vediamo per ora in super safe Attenzione, top. Geovisix subisce veramente tanti danni, cerca di ottenere e ottiene infine la kill su Kuf, su Valla. Vediamo anche la rotation da parte di Raid dalla mid lane, però qua si tratta di ottenere un buon vantaggio, dato che comunque in top lane sta capitalizzando moltissimo Gipate con Abatur e raccoglie l'esperienza che può permettere alla formazione degli Hydreig di guadagnare un vantaggio. Nel frattempo, Ray e Outlaw insieme a Raki vanno a cercare di ottenere quanto più possibile da questa bot lane, mentre top vediamo arrivare Geovisix alla rotation verso la Gipate, che forse non si è accorto della presenza. E invece sì, grazie alla seconda mina se ne è accorto. Vediamo nel frattempo la bot subire sempre di più da parte della formazione degli Aesox, che cominciano a guadagnare un po' di distacco. Nel frattempo i commenti sulle gradazioni cromatiche si fanno sentire e noi ovviamente appoggiamo la coesione. Vediamo Kick molto basso, potrebbe subire magari una granata da parte di Outlaw un po' più aggressivo. Eccola lì. Predicted, anche questa. Livello 7 raggiunto per gli Aesox Simba, campi mercenari conquistati da Zensura nel mentre. Buono il timing, vedremo se sarà valso la pena perdere una kill per questo. Vediamo Kuf, costretto alla ritirata, si troverà leggermente in ritardo nella rotation verso questo tributo, mentre in top vediamo comunque Gipate costretto ad arretrare. E diamo una rapida occhiata al talenti del livello 7 per entrambe le formazioni. Vediamo arrivare Raggio. Oh, attenzione, Armia molto molto avanti, molti danni su di lui. Direttamente arriva anche l'interrupt sul salto. Buona azione, nonostante il cleanse sia appena arrivato. Ha reagito prontamente Zensura, ma non abbastanza per salvare proprio alleato. Ecco pedal, cleanse, follow through, hit me. Quindi, curioso anche questa, l'energia incrementata in base dagli attacchi subiti e portata incrementata per Tychus. Sì, questo talento per quanto posso usare, cioè io non la uso quasi mai, solo per portarla a livello 5. L'ho preso anch'io, l'ho provato. Se hai qualche problema al massimo per completare la missione, con quel talento la Wow. completi 2 secondi. E in più hai molta più energia, quindi più danni anche in poche sostanze. Vediamo che effettivamente sì, Zarya sta staccando piuttosto male. L'energia al momento si è mantenuta sempre molto molto bassa e al momento non
non sta facendo un buon lavoro nella raccolta della questa. Abbiamo la rotation invece da parte della formazione degli Hydreic dopo aver conquistato questo boss essere molto buona. Vedremo se andranno. Attenzione a Malfurion. Ah, Malfurion, attento cosa fai, perché passi di lì? Può forse salvarsi? No, purtroppo nonostante sia sotto torre sono ben tre gli stun che gli sono piovuti addosso, cioè due stun e due slow quelli che sono piovuti addosso. Hanno fatto veramente un buon lavoro in questa rotation gli Hydreic, mentre è stato un errore piuttosto grossolano da parte degli Azogs. Arriva nel frattempo il tributo top. La formazione degli Simba può tentare di ottenere il 10 e di ingaggiare forte di questo importante talento per loro, ma devono stare ben attenti. La situazione è 4v4, però il distacco è molto breve per entrambi i team dal livello 10, quindi possono veramente cercare. Ah, outlaw, troppo rischioso, amico. Tanto Troppo, ETC troppo. sta prendendo, ha Ce preso la il fa. tributo. Una kill per un tributo e una corsa in particolare. Direi che ci possiamo passare sopra. Scelta Sì. di terremoto per Thrall, Graviton Surge per Zarya, quindi gioca diversamente da prima. Forse questa scelta non l'appoggio comunque appieno. Vediamo in particolare su cosa andrà ad optare questo Tychus. Mentre vediamo invece la scelta del Twilight Dream e dello Stage Dive per Malfurion e ETC. Scelta di ETC, scusa. Avatar per Muradin, paletto Lamb to the Slaughter per Butcher, cura, stun. Gravi bomba, attenzione al jeep e ci lascia. Scelta della torretta che secondo me giustifica ancora meno la scelta in combinazione col Graviton Surge. Avrei preferito magari vedere l'Odin. Arriva ottimo questo silence da parte della formazione degli Azogs, che ha seguito bene lo stage dive ottenendo la kill su Rhaegar. Top lane è difesa solo da Kick, bot mid lane però va a cadere, bot lane è già caduta, quindi possono capitalizzare magari prendendo questo ultimo boss disponibile al momento sulla mappa, questi Azogs. Buono. Sì, sarebbe davvero un gran vantaggio. Hanno un talento praticamente di distacco. Vediamo che ora vengono praticamente cautati dal team Rotation rosso. pericolosissima per loro. Devono stare veramente molto attenti a non subire Attenzione cose come questo stun del. del Si boss. salva in maniera incredibile. Outlaw. Molto molto vicino. Il clone di. Sì, Della Butcher purtroppo si fa sentire. E vediamo alla ritirata la formazione degli Azogs, che purtroppo è costretta a subire molto probabilmente questo boss è regalato appunto alla formazione degli Hydra. Purtroppo il fight stava girando dalla loro grazie alla conquista del campo di scusa, alla fight sotto al campo del boss, però non c'è stato modo. Arriva Stage stage Dive. dive, incazzatissimo Rakhi è veramente affranto dalla perdita di questo boss e quindi è costretto a sfruttare tutti i mezzi a sua disposizione per rivendicare l'orgoglio ferito, ma non è possibile, e quindi si accontenta di una moderata difesa sulla bot lane. Andiamo nel frattempo top, arrivare, anzi andarsene, gipate con Abathur e la rotazione riprendere. Vediamo un po'. Una cosa molto importante è che intanto arriva anche il talento del 13 per gli Drake. Una cosa molto importante è che il macellaio, il butcher, non deve morire Sì. Sì. perché perderebbe 5 pezzi di carne, che è una cosa importantissima. Danni delle mine da parte di Abathur. Vediamo arrivare. Attenzione, la evolution è pronta. Tutte le ulti sono pronte per questi Hydreic, mentre la formazione invece degli Azogs Simba va a conquistare solo adesso. Torretta piuttosto sprecata per questo ingaggio. Purtroppo Troppo avanti. arriva il silence, buono, arriva buonissimo il deny sulla cura. Vediamo
Raki molto molto avanti, cerca di ottenere qualche piccolo vantaggio, va a cadere la coppia, Kick bloccato e riempito di danni, Zensura, Kufo costretti alla ritirata, Gipate nel frattempo bot cerca di conquistare questo forte, mentre il trade stavolta del boss va a volgere in favore degli Esox, che possono rivendicare l'orgoglio ferito di prima, di cui ETC si è fatto araldo. Ah, attenzione a questo fight, poteva volgere ancora meglio per gli Aegis se avessero posizionato in modo migliore quella torretta, ma ha comunque fatto il suo lavoro. Bot lane cade come dicevamo, mid lane sotto pesante attacco, top sarà difesa con tutte le forze da parte degli Hydrake, che sono respawnati proprio in questi istanti. Che dici? Come vediamo molto bilanciata questa partita, vediamo anche delle scelte dei talenti già più che ci sentiamo di approvare di più. Omogenei. Sì. Purtroppo questo boss non ha fatto molto. Boss purtroppo soltanto due torri. Vediamo un po' di numeri, vediamo top danni per Tychus della formazione degli Aesox, Simba 28k invece per la valla degli Hydrake. Non contenti, vanno a counter pushare top questi Hydrake. E vediamo. Infatti, da notare anche il povero russo con meno danni di Muradin per Sì. giunta. Se non completa la quest, purtroppo farà No, non molto. starta, diciamo, sì. Vediamo, attenzione, arriva subito il root a seguire lo stun di Raki, torretta ancora una volta molto avanti, però stavolta la cura c'è, il tributo è andato, danni di balla sono stati veramente tantissimi, tutti vediamo abbassarsi rapidamente Jeepa, il clone di Butcher che è costretto alla ritirata con una barra della punta destra, vediamo infine l'inseguimento di Outlaw, Breeze e Ray su i rimasti della formazione degli Hydrake, vediamo una kill tradata per una copia che sarebbe andata comunque a morire, però attenzione Armia cerca di ottenere qualche piccolo vantaggio, Geovisix costretto a fuggire, top lane molto sotto d'assedio da parte di Gipate, bot lane difesa invece da Outlaw, vediamo che mantengono la distanza in termini di esperienza anche se E giù passa ne torna. Sì, vediamo molto rischiosa la serie di azioni che stanno mettendo in atto, magari appunto per mantenere questa distanza di esperienza che è elevata comunque. Esatto, è per cercare di controbilanciare le 9 kill che hanno subito contro le 6 che hanno fatto. Tributo top, vediamo se una buona rotation verrà fermata da questi Aesox che conquistano in questo momento il livello 16, devono fare il possibile per andare a sfruttarlo appieno, ma non lo fanno. Purtroppo era molto molto piccolo il distacco e quindi vediamo Ray ancora una volta si erge a baluardo della difesa della formazione. La Graviton Surge è pronta, vediamo se partirà adesso, può fare dei buoni danni, vediamo arrivare anche il Silence, arriva nel frattempo la torretta che è posizionata bene, riesce a infliggere veramente un sacco di danni, vediamo arrivare Outro con i propri danni, vediamo Armia all'inseguimento di Jeeze che va a cadere grazie alla multishot di Valla che è E veramente Quake. potenziata, Earthquake arriva, Ray all'inseguimento, inseguito da Armia che adesso è costretta alla ritirata. Non possono fare molto, non possono conquistare questo campo di questo tributo, la formazione degli Hydrake, ma possono ancora andare a magari temporeggiare, a guadagnare tempo. Tempo di cui hanno bisogno è tanto, i danni che possono subire sono altrettanti, quindi Zensura è costretto a lasciare questo obiettivo e andare invece alla ritirata in top lane, a cercare di ottenere Ennero. il più, a tenere al meglio la propria lane. Inseguimento di Geovisix che non potrà prenderlo anche perché l'aiuto di Abaddon si fa piuttosto importante a questo livello. Esatto. Soprattutto anche sulla build che ha fatto. Bot lane assediata ma rapidamente contestata e clearata da Raki. Rotation di Tychus, Zarya tra le Malfurion verso il boss della squadra degli Aesox, Simba.
tutti sono app, la differenza di esperienza ancora una volta è piuttosto inesistente. Però stavolta i danni sono più concentrati, potrebbero riuscire ad ottenere questo boss senza ottenere le kill e senza ripetere il copione visto di prima. La rotation comincia a farsi pericolosa. Attenti, attenti, devono stare ben attenti di nuovo. Anzi, questi arriva Gepard, salta dentro. Silence, arriva anche il Graviton Surge. Sto giro non vogliono permettere alla formazione degli Hydreig di subire troppo. Di ottenere troppo come è successo prima, vediamo costretto alla fuga. Geovisix, danni versati da parte di di Butcher si sono fatti sentire. Le mazzate le abbiamo sentite e viste, ma non è stato abbastanza. Questo boss catturato da parte degli Aesox potrebbe consentire loro di andare ad ottenere la win. Vediamo arrivare l'inseguimento su Kuf, che viene stordito, rallentato, spostato, massacrato. Buona questo recupero da parte degli Aesox, che possono andare a cercare di capitalizzare veramente tanto grazie a questo boss. Vediamo anche l'altro boss essere abile e pronto all'assoldamento, ma meglio ottenere prima questo keep di importanza molto molto elevata. Sarebbe un grosso vantaggio per gli Simba poter avere già le torrette, le catapulte, anzi, nella bot lane, quindi dovrebbero preoccuparsi di pushare o altro. Cosa contraria per i team fake. Purtroppo non credo riusciranno a chiudere la partita, sono costretti a subire l'avanzata iraconda da parte del Gepard, che va a clonare ancora una volta il Butcher. Vediamo arrivare subito il terremoto, il Silence, ottimo tempismo per il Silence. Vediamo Rakhi costretto a cadere, Armia e Zensur che fanno del loro meglio, ma vanno a cadere a loro volta. Vediamo i danni a questo momento dovrebbero essere sufficienti. Ray è full energy, può andare a infliggere veramente un sacco di GG. danni, e arriva nel Arrivo frattempo il GG. GG. Ottima giocata che porta il punteggio sul 1 a 1 per le formazioni degli Aesox Simba contro il team Hydreig. Mi è piaciuta. È piaciuto molto anche a me. Abbiamo visto recuperare questi Aesox Simba una partita che è stata piuttosto rovinosa nella game precedente. Sono fatti valere magari non inizialmente in maniera eccelsa, ma una volta ottenuto quel piccolo vantaggio hanno saputo sfruttarlo appieno. D'altro canto, andiamo a complimentarci anche per la scelta di Abatur, che comunque non è semplice, ma stava funzionando abbastanza. Stava facendo il proprio meglio, le lane erano ben pushate, il contributo nei fight si era sentito in maniera piuttosto visibile, in particolare con la clonazione del Butcher. Che altre scelte credete che potrebbero essere state prese? Che scelte potevano essere più efficaci da parte degli team Hydreig? Allora, personalmente io dico che Butcher ha avuto l'unico problema che è morto troppe volte, ben 7. Quindi ogni volta che muore sono 5 pezzi di carne che perde. Questo ha causato il non compimento della missione, di conseguenza molti danni, ma molti danni in meno. Infatti, come possiamo vedere, è per giunta sotto i danni di Muradin. E quindi, secondo me, se avesse completato la missione, il game potrebbe essere andato veramente in una maniera diversa. Perché di solito la quest va completata entro il 12° minuto, se no incomincia a essere abbastanza tardi. Invece, un pick che potrebbero fare al posto sempre del Butcher sarebbe stato ovviamente magari anche di un Illidan, non so, per dire. Anche se non trovo una composition adatta per lui anche contro. Quindi l'unica cosa è o prendevano un altro melee diverso come Alarak, sarebbe stato personalmente un ottimo pick al posto del Butcher. Però
Però vabbè, ci hanno provato. Non dire così. Sicuramente si sono anche fatti valere, purtroppo anche magari aver avuto il livello 20 avrebbe giocato in loro favore con il talento del paletto che inchioda tutti, per Nettamente. esempio. E ovviamente invece abbiamo visto una Zarya giocata decisamente meglio la partita precedente, quindi gli facciamo Sì, i sì, sì. complimenti Anche i talenti. sull'improve. Sì, eventualmente appunto Hitmi, anzi. Una nota che volevo fare appunto è che questa quest si può completare entro i 2 minuti praticamente. Basta prendere danno dalle torri e è facile Esatto. farsi male, insomma. Quindi Non è un problema farsi male. con un po' di allenamento questa quest si finisce molto rapidamente. Abbiamo visto utilizzata molto bene, anzi essere appunto molto efficace questa scelta, in particolare nella difesa dell'ultimo boss favore degli Esox, quello in basso a sinistra. Sì. È stata parecchio decisiva. Abbiamo visto Zarya in quel momento che stava per diventare una piccola centrale nucleare, quanta energia è andata a immagazzinare con questo scudo. Tychus, sì, a parte due o I tre danni. Sì. posizionamenti errati della torretta, abbiamo visto poi ha aggiustato il tiro ed è stato in grado di fare decisamente meglio. Scelta magari curiosa del totem per invece Rhaegar, piuttosto che non la Sì, regen incrementato, però. quella sul lupo. Esatto. Sì, io anche uso spesso il primo talento del sul totem e il secondo sul lupo. Perché il primo sul lupo non lo vedo così utile se poi a 16 vado a prendere il rallentamento del 90%. E quindi preferisco prendere il totem. Scelta che magari poteva pagare altrettanto era la scelta di ottenere il rallentamento sugli attacchi base al 4 per Muradin invece, che sarebbe servito un po' di più, in particolare contro Sì. Tychus, ma anche contro Zarya. Vediamo poi altri talenti di cui possiamo fare un'analisi. Al massimo il talento 1 di Thrall, massimo massimo, però è molto utile Contro contro Butcher, certo. Butcher, che tutti noi vediamo sempre doppio talento sulla Q. Invece un melee come Butcher fa veramente molto parata, a mio parere. Infatti ha fatto bene, personalmente ha fatto bene. In particolare la Graviton surge comunque, anche se andava a non prendere magari tipo un 4 eroi, ma anche uno o due, L'importante è è che servita. È prende servita. eroi giusti. Mentre prima abbiamo visto utilizzata l'Expulsion Zone, che nonostante la mappa fosse abbastanza favorevole, però Una sola sarebbe stato meglio qua. volta l'ho vista veramente Sì, buona sì. quella. Invece già la Gravity Bomb l'ho vista usata molto bene, soprattutto quando ho preso anche Abba, sì. Quando ho preso Abathur in mid, Sì, un vantaggio che davvero si è ottima. Sì, sentito. Sì. anche perché Abathur è uno che col cappellino, come lo chiami tu, può aiutare chiunque, differentemente da dove si trova. Quindi è un grosso vantaggio. Anche la scelta del mulo, magari non mi sento di condividere in maniera totale, però comunque ha aiutato a Sì, reggere un po' ci di più. ho provato, però cioè io personalmente non lo picco mai. Anche perché a me personalmente come Abathur piace molto fare la build sulle mine per esplodere tutti. Quindi no, il null non lo uso mai. Ok, va bene. Quindi adesso tra qualche istante vedremo aggiornata la classifica, probabilmente forse qualche istante in più del solito perché oggi siamo tutti un po' con un sacco di cose da fare e quindi comunque seguite il sito della Serie A Sì. per gli aggiornamenti in tempo
quasi reale. Comunque, ancora una volta faccio i complimenti a Krios per mantenere tutta sta baracca attiva, funzionante e aggiornata. Per questa sera della Serie A, Hydrake, Esox Simba dopo, mentre Hydrake e Stormo Team. prima, grandioso. Abbiamo visto anche quest'oggi le nostre partite di Heroes of the Storm quotidiane, quindi da Sanji, da Manco 1200 e da me, Mithril, vi auguriamo una buona serata. Buona serata a tutti. Ciao!